4-1 e primo posto in classifica, nonostante un errore dal dischetto. Difficile chiedere di più a questo Messina, con il bel gesto peraltro di Costa Ferreira che ti ha dato poi l'opportunità di trovare quella rete. Sì, un gesto importantissimo, anche se io non avevo dubbi che Pedro mi passasse la palla, perché siamo un gruppo veramente molto coeso, come dicevo prima, non ci sono rivalità, c'è soltanto una sana competizione che fa bene a questa squadra. Sono contento per Pedro perché se lo merita, perché durante gli allenamenti veramente non molla un centimetro e oggi secondo me è stato il giusto premio al suo sacrificio fino ad oggi. Il Ligata ha chiesto in vano almeno due rigori, però la vostra produzione offensiva è nettamente aumentata, le quattro reti non sono assolutamente un caso. No, penso che oggi abbiamo fatto due cose importanti, abbiamo avuto molto sacrificio, abbiamo espresso un buon gioco. Io penso che molte squadre in Serie D non riescono a fare tutte e due le cose. Oggi ci siamo riusciti, siamo contenti e speriamo di farlo domenica dopo domenica sempre in crescendo. Unica nota stonata, il disappunto di Leon per la sostituzione. Non è semplice trovare spazio tutti quanti, siete in tanti lì davanti, non è semplice probabilmente a volte anche accettare la panchina. Guarda, è normale che ogni calciatore che esce dal campo in quel momento può anche rimanerci male, perché preso dalla partita vorrebbe fare di più, però giustamente il mister fa delle scelte, noi dobbiamo stare a disposizione del mister. Questa volta è toccata a Leon, magari le prossime domeniche toccherà a me o a qualcun altro. L'importante è che quando si gioca si dà sempre il massimo per questa squadra, sia 10 minuti, 20 minuti che tutta la partita. La Gelbison perde un po' a sorpresa, scivola in terza posizione, lì davanti adesso Messina e Cosenza. Sarete voi a contendervi fino in fondo questa promozione, come sostenevano tutti alla vigilia del torneo? Io, come ho sempre detto, non ci sono scivoloni a sorpresa, perché questo è un campionato molto difficile, anche quando giochi contro le ultime e le penultime. Sono squadre che si devono salvare, molto attrezzate, che devono fare punti e quindi venderanno sempre cara la pelle. Secondo me la Gelbison darà sempre fastidio in questo campionato. Ora dobbiamo essere bravi noi a cercare di continuare a giocare così e mantenere la vetta più a lungo possibile.